sono contento di aver stretto amicizia con questa società del Veneto, persone molto serie e competenti. Mi hanno dato una grande mano nell'organizzazione di questa manifestazione. Sono convinto che riusciremo a esprimerci al meglio per quanto riguarda sia le strutture che l'organizzazione, e anche i match faranno dei match molto, diciamo così, in proporzione, dove i ragazzi riusciranno a combattere e a far valere quello che poi alla fine serve per vincere un match, che vinca il migliore poi alla fine. Sull'isola non si organizzavano riunioni di pugilato olimpico da anni. La scorsa estate si è svolta una riunione di pugilato professionistico, ma il dilettantismo, quello, era assente da una vita. Grazie alla collaborazione e all'amicizia nata tra la De Novellis Box Scotti Lauro e la società pugilistica vicentina Maidomi, e con la partecipazione del comune di Ischia, sabato scorso al Taglialatela si è svolta un'entusiasmante giornata di box olimpica. Ben 10 i match in programma, per un totale di 3 ore di ottimo spettacolo. Le società partecipanti erano la Fight Gym Ischia, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pugilistica De Novellis, la SD Pugilistica Stabiese, nonché la Società Pugilistica Vicentina Maidomi del presidente Fulvio Marchesini, quinta società del Veneto e 84esima in graduatoria nazionale. Bravi i pugili saliti sul ring, i quali si sono affrontati con incontri spettacolari e che hanno divertito il numeroso pubblico presente. In vetrina i pugili ischitani, Marco Patalano, Jolly Sanchez e Tony Calise, per la prima volta salito sul ring sulla sua isola. E l'ha fatto come solo lui sa fare, ovvero vincendo. Calise infatti si è imposto su Simone Raffaele dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pugilistica De Novellis. Nei combattimenti Richard Casagrande ha vinto contro il pugile napoletano Giuliano Perrotta dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pugilistica De Novellis. Perde invece Matteo Vettore contro un ottimo Roberto Iacosetti della Pugilistica De Novellis. Antonio Calise, come già dato notizia, vince contro Simone Raffaele dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pugilistica De Novellis. Andrea Orian batte Marco Patalano, pugile della locale Fight Gym Ischia. Esce sconfitto invece Ivan Cicu, pugile di punta della società Berica, che nonostante mostri un pugilato fluido e corretto, si deve arrendere all'avversario Diego Gubitosa dell'ASD Irpinia Pro Ring. Negli altri match, Joshua Boateng dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pugilistica De Novellis batte Fico dell'Iron Box. Finisce in parità invece l'incontro tra Luigi Legorano della Scuola Pugilistica Pomigliano e Antonio Treglia dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pugilistica De Novellis. Vince Stramaglia Vito dell'Irpinia Pro Ring l'incontro con Joliver Tavares. Tancredi Davide batte Daniele Lucania dell'Iron Box, mentre Fusco Domenico della New World Boxing Vitello batte Riccio Antonio della Scuola Pugilistica Pomigliano. Il bilancio è sicuramente positivo. Voglio sottolineare che dal 1916, da quando è nata la Federazione Pugilistica Italiana, non è mai accaduto che dal nord venissero a organizzare una riunione di pugilato olimpico, di pugilato dilettantistico al sud, o soprattutto che dal sud venissero al nord. È stato un bel traguardo per la mia società, ma soprattutto un traguardo anche per il team Scotti Lauro della De Novellis Box, perché abbiamo unito l'Italia in un progetto che va oltre il pugilato e abbraccia quella che è l'amicizia. Il bilancio dei match per ora è positivo, siamo contenti, sono stati dei match ben equilibrati, abbiamo portato a casa anche qualche sconfitta, ma non è quello che ci preoccupa. Noi cercavamo di portare il pugilato dilettantistico sull'isola di Ischia, che sono tanti anni che manca, e ci siamo riusciti, e questa per me è la grande vittoria che oggi, al 1° novembre 2014, ha fatto vincere non la mia società, ma ha fatto vincere la box, perché da soli potevamo fare tante cose, ma non saremmo mai riusciti a fare niente. I campani ci hanno accolti, ci hanno aiutati, ci hanno sostenuti in questo progetto, e questo dimostra che la vostra regione, a differenza a volte della mia purtroppo, ha un'apertura mentale e una preparazione a
quelli che possono essere degli eventi, oppure quelli che possono essere dei momenti storici che io vi invidio e quindi spero magari l'anno prossimo o prossimamente di riuscire a replicare, o ospitandovi a nord da noi oppure tornando qui e a riportare di nuovo i miei ragazzi e pugilato sull'isola.